Ladies and gentlemen, benvenuti nel nono episodio della serie di Thief Simulator 2. Nell'appuntamento precedente che trovate in descrizione abbiamo sbloccato il gas soporifero e la maschera per non addormentarci da soli. Quest'oggi abbiamo una missione: rubare il progetto di costruzione della banca e rapinarla. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi a canto e attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Prima di fare qualsiasi cosa, direi che dobbiamo informarci sulla casa del 202, dove dobbiamo rubare i piani, per l'appunto, della banca. Andiamo su Rob Tips, andiamo su Hillville. È la villa dei Khan. Mortacci loro, Gengis Khan. Acquistiamo informazioni di sicurezza. 4 telecamere sono state marcate. Il cancello d'ingresso è dotato di allarme. La casa c'ha un laser di sicurezza. Cosa? La guardia in giacca e cravatta numero 2 è miope. Ma che cavolo. Tutte le finestre sono dotate di allarme. Sono presenti 2 rilevatori di gas. Oh mio Dio. L'uomo sta a casa tutto il giorno. Bene, bene, smart working. La donna sta a casa tutto il giorno. Mi spiegate cosa dovrei fare? La guardia 1 è fuori da mezzogiorno alle 16. Ok. La guardia 2 è fuori dalle 7 alle 9. Quindi una guardia ce l'avrò sempre in mezzo ai tre coglones. Va bene, fammi prendere un po' di soldini perché non mi bastano. Già speso più di 1000 per queste informazioni. Il ragazzo, c'è anche un figlio, è fuori dalle 8 alle 16. Va bene, ormai prendiamo anche il bottino. Statuetta di drago d'oro in una cassaforte. Telescopio al piano di sopra. Console da gioco in sala da pranzo. Ma i piani? I piani della banca dove sono? C'è una Vixen GT d'epoca in garage, quindi hanno anche un'auto di lusso. Dunque, la villa dei Khan sembrerebbe essere gigantesca e un grande problema, perché hanno il rilevatore di gas, hanno i laser di sicurezza e l'uomo e la donna stanno a casa tutto il giorno e hanno 2 guardie. Ma mi spiegate come posso fare? Cioè, oggi siamo fottuti. Posso anche accettare la missione e piazzare un pacco senza farmi vedere? Perché no? Mettiamola nel dubbio. Non so se riusciremo a fare nulla di tutto ciò, però vediamo. Allora, depositiamo intanto tutto quanto. Ci facciamo una piccola riposatina. Io direi fino alle 23. Ma sì, fino alle 23 va bene. Lavoriamo di notte quest'oggi. Gli occhiali per la visione notturna. E mi costano ben 3000 soldini. 3000 soldini. Prendiamoli. Occhiali per la visione notturna. Non li ho mai utilizzati, magari potrebbero tornarci utili. Il primo che dice non sei stato stealth, gli taglio le dita del piede. Del piede, sì, del piede destro. Il 202. Suppongo che sia una villetta comunque isolata. È gigantesca, gente che corre alle 11 di sera che va a far jogging. Io, cioè, non mi capacito. Non mi capacito. Questo è il 202. È un gran casino. È un gran casino. Non so dove sia la guardia armata. Ok, uno è lì. Uno è lì. Posso fare tipo una cosa del genere, che salgo sulla mia macchina e la marco. Perfetto. Adesso sappiamo la sua routine e sappiamo che andrà laggiù a una certa. Loro stanno dormendo, che è una buona notizia. Il problema è che tutte le finestre hanno l'allarme. Cioè, porca di quella zozza. Ma io come faccio? L'altra guardia l'ho già persa di vista, che potrebbe essere un problema. E se non erro, ci avevano detto che le finestre sono dotate di allarme. Quindi abbiamo già un problema, perché se scavalco la finestra sono fregato. Giusto? Scommettiamo? Dobbiamo provarla, dai. La dobbiamo provare. Ah! Proprio io tocco la finestra e sono già in pericolo. Ok, devo fare un po' di parkour qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio, siamo riusciti a uscire in un modo o nell'altro. Non mi chiedete come. La finestra non la posso toccare per nessun motivo al mondo, perché non solo all'allarme, se la apro mi beccano, nemmeno devo attraversarla. Sarà, oddio, sarà un gran casino. Sarebbe bellissimo rubargli anche la macchina d'epoca di lusso che hanno in garage, smantellarla e utilizzarla per ripagare il capo dei Lombardis, che porca zozza, cioè abbiamo 345.000 dollari di debito con lui. Forse la mia unica possibilità è il dietro, quindi esattamente qui. Se c'è un modo per entrare, è questa porta, mi viene da pensare, no? E anche di un livello basso, perché basta un grimaldello, quindi
Speriamo di non incappare subito nei laser. Come faccio a vedere i laser però? Ecco i laser, ecco i laser. Eccolo qua. Questo è il rilevatore di fumo. Siamo in casa, raga, mi sembra già un mezzo miracolo. Non prendiamo cose inutili. Evitiamo ovviamente di passare dal laser. Con calma. C'è un cervo, mi ha fatto paura. Apri lentamente questo. Io ve lo dico, se troviamo i piani ce ne andiamo. Qua piazziamo il pacco, così abbiamo completato una delle missioni. Lì, il progetto è là sopra. Ok. Con calma, con calma, con calma. Oh mio Dio, poi devo anche uscire. Però sappiamo che possiamo farlo dal punto di prima. Vi torno. Oh mio Dio. Qua devo stare attentissimo. Altri laser. Altri laser. Quelli c'è la cassaforte. Ok, non posso assolutamente tentare di prendere la cassaforte per via di là. Oh mio Dio. E qua? No, raga, this is madness. This is madness. C'è un laser esattamente qua. Io devo raggiungere quella cassaforte. Posso sdraiarmi? Non posso sdraiarmi? Dai, dai, stiamo scherzando. Perché magari qui posso passare. Sono accucciato. Ok. Oddio, posso disabilitare il pannello di sicurezza di là. Oh mio Dio, calmi. Allora, questo è da sganciare. Perché? 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 Oh mio Dio, sanno tutto, raga. Sanno tutto. Mi dispiace. Io non volevo farlo. Le guardie però se la stanno dormendo. Ti prego. Le guardie dormono, raga. Sciopero della polizia a Hillville. Va bene. No. No. Ho un piano. No. No, ero appena riuscito ad aprire la cassaforte. Il piano prevedeva ovviamente attivare la roba del gas. Tanto mi avevano già scoperto. No. Ma abbiamo scoperto che si può fare. Si può fare in un qualche modo. Devo entrare esattamente dalla porta sul retro. Intanto qualcuno deve smetterla, di mettere i poster così. Cioè, addirittura ce ne sono tre in questa città. Ma io non so dove sono gli altri due. È che questi tutto il giorno stanno a casa. Cioè, capite qual è la fregatura? Ma il telescopio lo vogliamo prendere? Massimo, vabbè. Ma che faccio? Io lo lascio lì. Mi ripago almeno i piani di sicurezza della casa. Allora, questo teoricamente lo posso aprire. Posso aprire anche questa cassaforte. Già che ci sono. Buono. Questa è aperta. Perfetto. Il drago. Il drago d'oro. Let's go. Bene. Adesso. Per l'amor del cielo. Allora, questo cavo. Convenite con me che può essere solo ed esclusivamente questo. Ok. Questo giallo è uno solo ed è questo per forza. Questo blu fa il giro e va qui. Oddio. Oddio, 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 oddio. I laser sono andati. Madonna mia. Sarà più difficile probabilmente rapinare la banca. Anche con i piani della costruzione. Però, buoni. Oh, ci siamo? 50? 50? Piano, piano. Progetto della costruzione della banca. No, no, non puoi chiamarmi adesso. Pronto? Ultima rapina. Un sacco di soldi per noi. Tu ripagherai il debito e saremo liberi. Ok, bro, ma sono un attimo incasinato. Fai molta attenzione, il posto brulica di guardie e dipendenti. Trova un buon momento per entrare, prendi più oro che puoi e scappa. Va bene. Bro, hai bisogno di una pistola tranquillante. Alcune delle guardie sono proprio all'ingresso del deposito d'oro. Non puoi superarle senza addormentarle. Fai qualche lavoretto e metti via i soldi per comprarla. Va bene. Va bene, chiudi però. Chiudi. La macchina d'epoca in garage. Adesso non mi sembra proprio il caso, eh. Oh mio Dio, la guardia passa da dentro casa. Ce la siamo rischiata di brutto. Ce la siamo rischiata di brutto. Adesso devo scendere. La guardia dovrebbe andare fuori. Perfetto. Ha chiuso la porta, vado. Ora o mai più, eh. Ora o mai più. Boni. È questa la porta sul retro. Non me l'avrei mica richiusa a chiave. Oh no! No! Non si vedeva! Ma si vedono sempre! Una volta che sono marcate me le fa sempre vedere. Era fuori dalla porta. Era fuori dalla porta. Non ci posso credere, raga. Non ci posso credere, cioè ve lo giuro. Allora, inizierei in ogni caso dal piano di sopra per prendere prima i piani. E poi, eventualmente,
No, no, però il laser devo toglierlo prima. Dai, l'allarme dalle finestre devo toglierlo prima. Allora, rosso, qua dietro. Bene. Blu. Oh mio Dio, è intrecciato. È intrecciato. Questo. Bene. Giallo è uno solo. L'allarme delle finestre non c'è più. Telescopio, me lo riprendo. Sono una marea di soldini. Vieni qua. La chitarra, vabbè. Nel dubbio. Massimo la lasciamo. E anche il drago d'oro. Anche il drago d'oro, raga. Mi dà un punto abilità speciale. Cioè, non scherziamo. Ok. Va bene. Questo. Ciupo io. Ciupo io. Chiudi. Richiudi lentamente. Ok. I laser. I laser. Allora, il primo blu. Come? Il primo blu. Ah, passa da qua sotto. Ma qual è? È qui. È questo, no? Oh mio Dio. Il verde. Il verde per forza. E poi l'ultimo blu. Ok. Laser disarmati. Top. Non ci sono più allarmi in casa, se non quello antigas. E ce ne interessa il giusto, eh. E 87. Dai. Oh no no no, che fai? I piani? Chiudi. No, no, no. Rifiuta, rifiuta. Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio, ti prego non mi vedere, 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 ti prego non mi vedere. Cosa ci faccio io qui? In questo punto esatto? Non lo so. Ok, qua, qua sopra. Fuori, fuori. Missione compiuta. Missione compiuta, cretini, bravi, con due guardie, complimentoni, davvero bravi, davvero bravi. Tanto la telefonata ce la siamo già fatta prima, sappiamo cosa ci vuole dire. Possiamo iniziare la rapina alla banca. Oh yes, allora vendi, 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 vendi. 800 di telescopio, 1800 di statua d'oro, 5K, puliti. Ah! Banca centrale in periferia. Conserva piccole riserve di lingotti d'oro, 3 guardie, 2 dipendenti. Tra l'altro non abbiamo mai finito tutto ciò che c'era al magazzino, neanche alla tana del diavolo, neanche al museo. Ma con calma ragazzi, con calma. Easy. Banca centrale, 52.000 di potenziale profitto. Fatemi comprare sta pistola. Non so quanto costi, quindi intanto prelevo tutto. Ma dubito che costi così tanto. Richiede specializzazione di livello 3, costa $30.000. Specializzazione di livello 3 è questa? Oh mio Dio, mi prendete in giro? Richiede il livello 22? Allora, noi abbiamo 2 punti utilizzabili. Vabbè, potrei imparare questa cosa qua dell'ora dei bomboloni, che la polizia se ne va veramente in fretta. Udito di livello 2, riduce il campo uditivo delle persone. Anche questo potrebbe essere interessante. Lo sblocchiamo. Questo richiede il livello 22. È più difficile individuarti. I cani reagiscono con meno facilità, quindi mi vogliono bene, essenzialmente. Visto che ce l'avevamo già operativa, la tana del diavolo. Dicono che il diavolo risieda qui. Il tempo sembra non passare normalmente. A quanto pare il precedente proprietario ha lasciato alcuni oggetti di valore prima della sua scomparsa. Riuscirai a recuperarli prima di sparire anche tu? Questo non è rassicurante. Però, easy, deposita tutto. Tana del diavolo, inizia la colpa! Inizia la colpa, andiamo! Ma è inquietantissimo, c'è la luna rossa addirittura! Cosa vuol dire? No, raga, aspettate, vi devo spostare un attimo la videocamera. 666, la tana del diavolo, non disturbare il diavolo! Quindi sto derubando il diavolo. Ragazzi, io sconsiglio, eh. Ah! Oh, porco il cazzo! Ma che è? No, raga, dovete vederla questa. C'ho la pelle d'oca. C'ho la pelle d'oca. Mi è venuto in bubbone. Ma non stanno bene. Non può essere normale questa cosa. Cioè, io aiuto. Ma che cavolo, ma è un gioco di ladri. Ma per quale motivo mi deve spuntare un demone? Qua posso? Di lato. Oh! Attenzione. Attenzione. C'è un sotto.
Madonna, raga, una. No, ha una paura fottuta. Oh mio Dio, c'è una bara. No, non è più di una bara. Ma scusami. La zucca. Non disturbare il diavolo. Non disturbarlo. La bara di legno. Ma dove te la metti? Oh mio Dio, gli abbiamo rubato la bara. Gli abbiamo proprio rubata. No, non è. No, no. Allora, appoggia un attimo qui. La tavola Yusha. Raga, ma. Oh mio Dio. Raga, sento passi di nuovo. Ma maschera maledetta. Oh mio Dio. Più di tutto. Raga, io ho paura. Ma devo andarmene via. Con questa bara. Può essere normale? Passo laterale dal giardino con la bara in mano, raga. Stiamo rubando una bara in casa del diavolo. Cioè, ditemi voi come può finire bene. Non può finire bene. Non c'è modo. Oh mio Dio, c'è un cadavere qui. Appoggio un secondo. Madonna, mi sto cagando addosso. Posso? Soldini, una telecamera, uno smartphone. No, comunque un bel muro protettivo, signor diavolo, bravo. Io non ci posso credere, che Frank si compra una bara. Via. Telare. Oh, santo Dio. Raga, ho una bara nel bagagliaio. Incredibile. Incredibile questa cosa per quanto mi riguarda. Terribile comunque, un'esperienza che non voglio assolutamente riprovare. Andiamo a dormire fino alle 7 del mattino. Me ne vado da Crazy Joe, me ne vado rapidamente a Crazy Joe a sentire quanto mi dà per questa bara. Mamma mia. Cioè, è una roba inquietantissima. Aspetta che qua c'è un mio poster. Non vi dovete permettere. Anzi, sai, visto che hai fatto questa cosa, ti disabilito anche la telecamera. Oh. Cosa? Mi hanno visto entrare? No! Marmolla, fammi uscire da qui! Non mi fa uscire da qua. Non posso uscire da questa schermata. Cioè, pazzesco. Bello! Carica salvataggio, ovviamente. Cioè, abbiamo una bara da vendere. Bara di legno, $500. Teoricamente dovrebbe darci punti esperienza, no? L'hackeraggio del banco. Allora, il 3 sappiamo che c'è, però è nel punto sbagliato, quindi il 3 sarà sicuramente qua. E c'è anche un 8, quindi mettiamo l'8 qua, l'8 qua, e qui ne approfittiamo per vedere se esiste un 4. Ok, il 3 quindi è qui, il 3 è qui, l'8 potrebbe essere o qua o qua. Mi hanno visto entrare. Ma quando? Ma come? Vabbè. Oh, è sempre lui, quel Range Rover arancione. Pezzo di feccia. Dai, no, sei veramente uno snitch. $50 di riparazioni. Quello snitch maledetto. Ma vaffangala, dai, cioè mi stanno pure sparando. 100 punti esperienza, questi sono importanti, Livello 21. Ci manca solo un livello che consiste in circa 1000 di esperienza. El Neighbor. Abbiamo la villa dei Ward. Se voglio tramortire la guardia, mi danno 150 esperienza, ma non saprei come tramortirla senza la pistola che non posso comprare. Se metto KO il tipo muscoloso della villa dei Carter al 205, mi danno 100 di esperienza. L'ho già accettato, tra l'altro. Ok, allora andiamo al 205 a fare danni, se siete d'accordo. Il 109, tra l'altro, cioè noi abbiamo le chiavi, non faccio per dire. Quindi potrei tranquillamente entrare dalla porta principale. Ma non lo farò. Scavalcherò da qua. Dunque, dov'è la statuetta di rame? Dov'è? Dove l'hanno messa? Questo prendo io. Buono, l'altoparlante da televisione, tanta roba. Le cuffie, vai. Vasetto. Se fossi una statua in rame, dove mi nasconderei? Adesso la padella dà un punto esperienza. Bleh. Pensare che una volta era richiesta su Black Bay. Anche la pentola era richiesta su Black Bay. Va bene, qua non c'è nulla. Siamo al 109. Sì.
109. Vabbè, alla peggio ve l'ho detto, io do una botta in testa alla tipa, eh. Dove caspita è sta statuetta? Ah, sarà nella cassaforte. È per forza, dai, dove caspita la metti una statuetta? Se è importante, è per forza nella cassaforte. Se no, non ha senso. Soldi. Niente, la statuetta non c'è. L'inquilino mi ha sentito. Se entri ti do una botta, fai te, eh. Boom. Secca, Dio Bono. Secca. Sì, ma uno per volta qui, cioè... Ma... smetti. Ha chiamato la polizia. Ha chiamato la polizia. No, 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 no. Cioè, è stupida questa cosa che non ci sia la... Dai. Com'è possibile, raga? Non c'era la statuetta. Cioè, ho guardato tutta quanta la casa. Dice che era accanto alla televisione. Va bene, andiamo a vedere. Eccola qua. E io prima non l'ho vista. Cioè, madness, no? Che non l'avevo vista. La tipa comunque è appena uscita di casa, c'era tutto aperto, non si è resa conto di niente. Pazzesco. Ma più pazzesco che io non abbia visto la statuetta prima, cioè, un cretino. Almeno ci siamo tolti questa missione che ci dava tra l'altro 100 punti esperienza. Devo però prima inviarla su Thief Contract. Già che ci sono, magari facciamo partire un altro contratto di un'altra missione, perché dobbiamo arrivare a livello successivo, sfortunatamente. Allora, riscuote ricompense, molto bene. Ruba una radio d'epoca dal 106. 106 no, è quello col cane. 100 esperienza, non è poco, non è neanche tanto. 100 esperienza, vabbè, accettiamola intanto al 106. Devo fare le foto al 206 però. 206 del quale non sappiamo niente, niente. 4 telecamere, puoi arrampicarti dietro la casa, solo quella del garage non ha l'allarme. Il pannello di sicurezza delle telecamere è al piano di sopra. Dunque, il 106 lo conosciamo bene in realtà, perché siamo già stati qua, abbiamo pure rubato la macchina. Oh, sono in full screen. 106, sappiamo che possiamo accedere dal garage e devo solamente rubare la radio d'epoca. Facile, no? Facile. Alla peggio, smanganelliamo. Veniamo tutti. Easy. Addirittura qua c'è una porta aperta. Fammela richiudere. Dove sarà? È giù? Può darsi che fosse sotto. Anche se mi sembrava dalla foto della missione, in realtà non era sotto. Eh no, non era sotto, raga. Allora, stai zitto. No! No! Il porco! Il porco c'ha la mazza da baseball. Il porcone, il porcone. Dov'è questa fantomatica radio d'epoca? Oh, 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 il tipo è qua, eh. Devo riuscire in qualche modo a saccagnarlo ora. Buono. Dov'è la radio d'epoca? Non lo so, non lo so. Se si rialza mi mena. Appena si rialza mi mena, raga. Stai giù, stai giù. Ha chiamato la polizia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, dimmi che è qua la radio d'epoca, ti prego. Dov'è? Dove la tenete? Te le do anche a te, te le do. Radio d'epoca, eccola. Trovata, trovata, trovata. Via, 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 via. Scavalla, scavalla, scavalla. Easy. Mission complete. Vai. Monta. La polizia è andata a mettere nella tua posizione. Andate a fanculo, va. Sei inseguito. Bugia. Bugia, ma è vero. Non è vero. Non è vero. Sono nel pratino. 50 danni, come vuoi che sia. Easy. Due manganellate belle secche nelle cosce e via. Questa roba ce la vendiamo tutta. Bene, 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 bene. Allora, il prossimo saliamo a livello 3, del Thief Contract, quindi probabilmente ce ne dà tantissimi che danno anche più esperienza. Accetterei a questo punto di rubare il macinino da caffè d'epoca, che sembra essere per terra, dal 108. Sta salendo? Ma no, ma mi diceva che avrebbe fatto altro. No. Dorme? Dorme, 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 dorme. Questo è lusso, eh. Devo trovare la chiave, l'ho presa. Devo trovare subito il macinino da caffè, che a questo punto mi viene da dirvi sarà nel seminterrato.
Lui è l'unico inquilino della casa. Se la dorme, lo skateboard lo prendo io. Apriamo qua. Posso prendere anche la chitarra? Top! 30 punti esperienza. Questi tanta roba. Anche questo 30 punti esperienza. Let's go! E le cose che... Eccolo il macinino d'epoca! Preso. Preso. Devo solamente venderlo su Thief Contract. Vediamo se c'è altro però. Per maggiori punti esperienza. C'è una cassaforte. Ah, statuetta in pietra con punto abilità speciale. Ah no, l'avevamo già fatto in passato. Vabbè. Bene, molto bene. Ti prego, dimmi che c'è qualcosa che dà punti esperienza. Orologio 40. Che goduria. Che goduria, raga. Molto bene. È andato tutto alla grande. Tutto alla grande. Ora qua devo solo capire come me ne vado. Vecchia TV, 5 kg. Ma non dà punti esperienza. Non dà punti esperienza, non la prendo. Come esco da questa casa? Cioè, tu vuoi dirmi che posso fare parkour sul barbecue? Spero vivamente di sì. Si può, si può. Lusso! Sto portando troppa roba, lo so, ma adesso andiamo subito da Crazy Joe. Siamo già accanto a Crazy Joe. Facile. Oddio, volendo potevamo prendere anche la televisione, ma tanto non ci avrebbe dato punti esperienza. Vendi, 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 vendi. Vendi. Riscuotiamo la nostra ricompensa. E abbiamo appena sbloccato il livello 3. Telefono vintage dal 111. Lettore musicale retro dal 101. Il 101 era facilissimo, se non sbaglio. Dai, 101 dobbiamo farlo per forza. Accettato. Vediamo se su Black Bay intanto mi comprano qualcosa, delle varie robe. Sì! 150 punti esperienza grazie alla chitarra e 250 grazie allo skateboard. E abbiamo superato il livello... Sì! Sì! Andiamo, ragazzi! Perfetto! Possiamo attivare la specializzazione di livello 3 con la quale acquisteremo la pistola tranquillante e inizierà la missione della banca. Che bello! Che bello! 30.000 costava, vero? Sì. Prelievo, Dark Bank, circa 25.000, per favore, 24.000 qualcosa. Eccoli là. 30.000 dollaroni pronti per acquistare la pistola tranquillante, che non vedo più. Eccola, pistola tranquillante. 30.000 dollari! Shh, time to sleep. Molto bene, è ufficiale. Possiamo far partire la missione della banca. Ci serve il laptop da hackeraggio, il progetto di costruzione che abbiamo preso prima e la pistola. 52.000 possibili dollaroni. Vado, inizio la colpa. E per fortuna qua non siamo nella casa del diavolo. Siamo a tutti gli effetti la casa de papel. No, come? Ma quando? Ma dai, ma smettila. No, me ne vado, 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 me ne vado. Stanno arrivando con gli elicotteri, stanno arrivando con tutto. Il tipo si è girato. Ah, ma gli devo sparare. No, perché se gli sparo, poi quando si sveglia... Cioè, per quanto tempo lo mette fuori uso? Guardate a sinistra, la missione dice che posso prendere fino a 350.000 dollari, eh. Cioè, quanto è importante. È importantissimo. Non penso di dover entrare dalla stanza principale, cioè dalla porta principale. È follia. Però è notte qua in banca, quindi... Cioè, capito, non ci dovrebbe essere gente. Lì c'è una telecamera. Vediamo se riesco a disattivarla. Non posso disattivarla? Non posso disattivarla? Questo non è un bene. L'inquilino ha scoperto l'effrazione? Ma quale? Ma quale effrazione? Oh mio Dio. Io intanto qua spengo tutto. Io ho spento tutto, raga. Non mi troveranno mai, raga. Aiuto! Non lo fare! Ti sparo! Ti sparo, eh! Brrr. Richiudo e mi piazzo esattamente sotto. Così il drone posso sfruttarlo per l'altra telecamera, che è quella davanti a me, che adesso è disattivata. Vengo qui, sgrimaldello ogni cosa. Bene. La corrente è andata giù per 64 secondi. Dai. È il mio momento, eh. È il mio momento, è tutto spento dentro.
tutto spento. Ho tolto la luce. Posso? Non posso entrare da qua? Ah, bene. Da dove entro? Da dove caspita entro, raga? Oh mio Dio. Da dove caspita entriamo? Qua non posso fare nulla. Non posso neanche... Ma... Come faccio ad andare di là? Sei stato ripreso dalla telecamera. Ma quale? Quale? Ah, c'è un'altra sopra la mia testa. Ma vaffanculo. Non ce la farò mai. Mi stanno già sparando. Attraverso il cancello. Ma rendiamoci conto. Stanno arrivando. L'inquilino ha scoperto le... In che modo? No, no, io non mi faccio beccare. Non mi faccio beccare. E invece l'inquilino ha scoperto l'infrazione. Ma de che? Ma quale? Dai, buonissimo. Buonissimo. Collabora. Collabora. Ok, sono dentro. Ora si gira. Fantastico. Pannello di sicurezza. Il blu che va qua. Toc. Il rosso che va qua. Toc. E il rosso che va qua. Toc. Disarmato. La porta principale è ufficialmente accessibile in questo momento, eh. Ora devo solo stare attento a non farmi vedere alle guardie e muovermi rasente alle pareti. Questa la richiudi, la riblocchi, che non si sa mai. Io adesso non so dove siano le guardie, però, eh. Non me la far comparire dietro le spalle, perché potrei non sentirmi bene. Dai, visore notturno, per capire se ci sono nuove videocamere. Non mi sembra. Quindi attualmente le guardie sono tutte e due dentro, giusto? Lui dalle 5 alle 7 sta lì, in piedi. Cosa? Hanno chiamato... Per cosa? Per cosa? No, 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 no. Mi rifiuto, eh. Mi rifiuto. Ti prego, ti prego. Il tuo nascondiglio è compromesso. Spero non sia serio. No, eh. Non l'hanno mai saputo. Non è possibile. No, no, no. Bravissimo! Cari amici, per oggi mettiamo il grimaldello al chiodo. La banca dovrà aspettare l'episodio 10, che arriverà nei prossimi giorni. Bel pollicione in su. Ho avuto i peggio jumpscare alla tana del diavolo. Iscriviti al canale, attivate la campanellina. Fa sempre tutto. Buoni! No, 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 Gino, te non hai capito. Allora, anche se non ci sono videocamere, qualcuno avvisa la polizia. Sei tu? Sei tu, pezzo di... Guarda, se non paghiamo il capo dei Lombardis, siamo morti. Oh.